Claudia Mijangos Arzak è nata nel 1956 a Mazatlán, città dello Stato Loa, in Messico. La sua infanzia e adolescenza sono state felici. Lei non ha mai sofferto per nessuna ragione. I suoi genitori non la hanno mai trattata male e non ha mai avuto bisogno di niente, né denaro, né affetto, né altro. È noto che i suoi genitori la hanno amata molto. Ha concluso gli studi con successo ed è anche stata eletta regina della bellezza della sua città. Poco dopo, ha subito la sua prima perdita significativa. I suoi genitori sono morti, ma le hanno lasciato in eredità una grande fortuna. Anni dopo, Claudia ha incontrato la persona che sarebbe diventata suo marito, Alfredo Castaño Gutiérrez, e con la quale sarebbe andata a vivere in un'altra città, Querétaro. Lui era un impiegato di banca e grazie a un affare di grande successo la coppia ha potuto mantenere una buona condizione economica. Va notato che Claudia aveva una credenza religiosa molto forte. Non mancava mai alle celebrazioni in chiesa ed era persino un insegnante di catechismo alla scuola Fray Luis de León. Dal matrimonio sono nati 3 bambini, 2 femmine e un maschio. Tutti e 3 hanno studiato nella stessa scuola dove insegnava la madre. Tutto stava andando bene, fino a quando, da un momento all'altro, Claudia ha iniziato a mostrare improvvisi cambiamenti di carattere, a tal punto che il divorzio era inevitabile. A Claudia è rimasta la custodia dei suoi figli. Si dice che il marito l'abbia supplicata a lungo di restare insieme, ma che non abbia mai funzionato. Non è passato molto tempo che le persone intorno a Claudia hanno iniziato a notare che stava avendo seri problemi mentali. I suoi problemi erano così gravi che ha cominciato a essere ossessionata da un giovane prete che insegnava nella stessa scuola. Claudia se ne è innamorata profondamente e molte volte ha detto che avrebbe fatto tutto il necessario per stare con lui. Con il passare del tempo ha iniziato a trascurare tutti gli aspetti della sua vita, i suoi figli, il suo lavoro e la sua stessa persona. Questo è accaduto perché per diversi giorni aveva sentito voci strane nella sua testa, ma non aveva mai voluto dirlo a nessuno. Suo marito stava iniziando a sostenere che lei fosse pazza. Il momento decisivo è arrivato quando Alfredo ha saputo dei sentimenti di sua moglie per il prete. E dopo una discussione seria, Claudia ha buttato suo marito fuori di casa, ma lui non se ne è andato senza prima dire: te ne pentirai. Claudia si è poi chiusa a chiave in casa e ha mandato i figli a dormire. Era il mattino del 24 aprile 1989, verso le 5, quando si svegliava dal suo sonno profondo, perché aveva sentito ancora quelle voci strane. Quindi si alza, si veste e va in cucina. Prende 3 coltelli e va nella camera dei suoi figli per vederli dormire per l'ultima volta, perché ha già deciso di ucciderli. Il primo ad essere attaccato e ucciso è stato il bambino, di 6 anni, che è stato aggredito mentre dormiva.
ha fatto dei tagli sulle braccia e sui polsi del ragazzino e gli ha amputato un braccio. Ciò che alla fine ha ucciso il bambino sono state le pugnalate che Claudia gli ha inferto al petto. Poi è andata nella stanza delle figlie, dove ha attaccato la sua seconda vittima, la bambina di 11 anni. La bambina ha implorato la madre di fermarsi, ma è stato tutto inutile. È morta coi polmoni perforati. Le urla di dolore e disperazione sono state così forti che i vicini si sono svegliati, ma hanno deciso di non intervenire. È stato allora che ha preso l'ultimo coltello e si è diretta verso la sua ultima figlia, quella di 9 anni, che non ha resistito molto ed è stata pugnalata numerose volte. Dopo l'atroce delitto che ha commesso, ha preso i bambini e li ha messi nella camera da letto principale, coprendoli con un copriletto arancione e poi, cercando di suicidarsi, si è tagliata i polsi e il petto. La mattina del giorno seguente, un'amica di Claudia ha bussato alla porta. Claudia ha aperto indossando abiti intrisi di sangue e mostrando uno sguardo vagante. L'amica le ha chiesto: «Cosa è successo?» Alla domanda, Claudia ha risposto che i suoi figli avevano giocato con il ketchup. L'amica è scappata subito. L'odore del sangue era insopportabile. Ha chiamato la polizia che, arrivando alla casa, ha trovato una scena simile a un film dell'orrore. Il rapporto della polizia dice che hanno trovato Claudia vicino ai corpi dei suoi figli. I poliziotti pensavano che Claudia fosse morta, ma non lo era. Quindi l'hanno portata in ospedale. Quando si è svegliata, ha detto: «I miei bambini dormono a casa», alle domande che le ha fatto la polizia. L'assassina è stata sedata e legata mani e piedi quando è stata presa la prima dichiarazione, il 27 aprile 1989, alle ore 11:30 minuti. 3 giorni dopo che aveva massacrato i suoi figli. Dopo una serie di contraddizioni, ha incolpato il prete che lei presumibilmente amava, dicendo che lui era la causa del suo divorzio e che aveva assassinato sua madre, che il prete le aveva posseduta mentalmente tutto il tempo e che le aveva fatto uccidere i suoi figli. La pressione era così forte che non avevo il controllo di me stessa, ha dichiarato. Poi ha cambiato la sua dichiarazione, dicendo che non ricordava nulla dopo che la sua amica è venuta alla sua porta e le hanno portata all'ospedale. Parlava dei suoi figli come se fossero ancora vivi. I giornalisti hanno condannato il suo crimine, battezzandola la Iena di Querétaro. Le è stato diagnosticato un disturbo mentale organico e le hanno condannata a 30 anni di carcere, la pena massima a quel tempo. Ora, quasi 30 anni dopo l'omicidio di Claudia Mijangos Arzak, sta per completare la sua pena e sarà rilasciata nel giugno del 2019.